Questa rubrica è offerta da Decathlon, il negozio degli sportivi. Il nostro viaggio tra i settori giovanili del Val d'Arno ha fatto tappa all'antistadio di San Giovanni, dove abbiamo conosciuto la squadra degli allievi B guidata da mister Stefano Tronconi. Con mister Tronconi abbiamo parlato dell'andamento del campionato e degli obiettivi della stagione. Allora, gli obiettivi degli AVB, essendo un campionato di transizione, sono il miglioramento dell'individuo, diciamo, no? Del singolo calciatore, per riuscire a portare più calciatori possibili ad essere determinanti poi nel campionato del prossimo anno, che sarà un campionato regionale, quindi dove bisogna essere preparati da un punto di vista tecnico, tattico, individuale soprattutto. Per ora il processo di crescita ci possiamo ritenere soddisfatti in tema allo staff con il preparatore atletico Giuseppe Maggio e Elia Vannelli, che è il mio secondo. Siamo estremamente soddisfatti di questo processo di crescita. I risultati comunque si vanno di pari passo, perché ora anche nel secondo girone, quello primaverile, siamo primi in classifica, quindi però ecco, non è tanto quello l'obiettivo, quanto, come ho detto prima, cercare costantemente in ogni allenamento di dare sempre qualcosa in più nel bagaglio di questi ragazzi, insomma, ecco, di mettere sempre qualcosa in più dentro il loro bagaglio, che poi se lo porteranno negli anni successivi, che se è un percorso qui alla San Giovannese è un percorso importante, perché avranno allievi regionali, juniores nazionali, una prima squadra di dilettanti, quindi di roba dentro la valigia bisogna mettere parecchia. E mi trovo molto bene a San Giovanni, ho un buonissimo rapporto con tutta la dirigenza, andiamo di comune accordo su tutte le decisioni e sono molto orgoglioso di allenare qui alla Sancio. Il preparatore atletico della squadra è Giuseppe Maggio, che ha parlato delle tecniche di lavoro sui ragazzi in età adolescenziale. Con questi ragazzi ho iniziato già l'anno scorso e quest'anno l'ho ripresi con le veste di preparatore atletico, collaborando con il mister Tronconi e il mister in seconda di Avannelli. Niente, inizio anno, proprio prima della stagione, con il mister abbiamo, diciamo, buttato giù appunto una periodizzazione in maniera tale che questi ragazzi fossero pronti atleticamente ogni partita. E è un'annata, diciamo, particolare, perché sono ragazzi che, diciamo, stanno affrontando, diciamo, un processo di maturazione e ancora, diciamo, hanno 15-16 anni, quindi, diciamo, la mentalità non sempre è una mentalità da giocatore professionista, e quindi, però, diciamo, i ragazzi ce la mettono tutta, affrontano l'allenamento sempre al 100%, e noi, diciamo, strutturiamo la nostra settimana tifo, lavorando, diciamo, martedì lavoriamo aerobicamente e mercoledì, diciamo, lavoriamo soprattutto sullo sviluppo della forza, il venerdì affrontiamo, diciamo, visto che il sabato, diciamo, giochiamo, esercizi di rapidità per far sì che siano pronti al meglio per la partita. E poi dipende dal periodo di stagione in cui siamo e come i ragazzi sono anche atleticamente, però per ora ci hanno dato, diciamo, soddisfazioni e speriamo di concludere quest'annata nel migliore dei modi. Ecco. E adesso voce ai ragazzi, gli azzurri di domani. Sono Mattia Bernini, gioco esterno sinistro.
Allora, sicuramente l'obiettivo nostro è di puntare al primo posto, perché non ci siamo riusciti nel girone d'andata e non siamo riusciti a qualificarci nel torneo. E quindi adesso facciamo un campionato, diciamo, inferiore. Quindi puntiamo a diventare primi, a essere primi. Leonardo Andreacci, attaccante. Mi trovo molto bene, è una società seria. Con i compagni no, mi trovo bene, mi sono ambientato subito, sono sentito a casa, sì, per quello non c'è problema. Cioè, anche la società è sempre pronta a accoglierti, anche quando uno si fa male, ci sono fisioterapisti, è una società molto preparata. Gli obiettivi ora, questo campionato non ha molta rilevanza, sarebbe favorevole che il 2002 si salvasse e fare i regionali il prossimo anno. Mattia Grazzini e esterno sinistro. Gli obiettivi che si pone la squadra ovviamente è arrivare primi, perché in un campionato con queste squadre dobbiamo cercare di vincerle tutte, o almeno il più possibile, e arrivare primi. L'obiettivo che mi pongo io invece è cercare di fare più gol possibili, o almeno cercare di giocare bene per la squadra e fare anche assist e non solo gol. Allora, le squadre che personalmente mi hanno impegnato di più sono forse Bibbiena, Castiglionese e poi basta alla fine, perché cioè, siamo riusciti a vincere anche con la prima Casentino e 5-0, quindi alla fine solo Bibbiena e Castiglionese ci hanno messo un po' in difficoltà e forse anche Capolona. Poi per il resto siamo riusciti a vincere tranquillamente sempre. I giovani atleti devono essere bravi anche a conciliare impegni scolastici ed impegni sportivi. Riesco studiando dopo essermi allenato, cioè io torno a casa, vado subito ad allenarmi e poi alle 5 studio fino alle 7:30, e se non ce la faccio in quel tempo studio anche dopo cena, così riesco a organizzare bene i tempi. Mi organizzo, non è difficile, ho l'impegno del calcio, ho l'impegno della scuola. Insomma, una grande squadra quella allenata da Mister Tronconi, che punta senza mezzi termini a vincere il proprio campionato.